anche i libri africani, Chiesa di San Lorenzo, due volte addirittura al mese, la seconda domenica e l'ultima domenica del mese. Ecco, voi qui, ecco, potreste trovare proprio qui, in questa chiesa di San Girolamo, l'ultima domenica di ogni mese. Ecco, credo che sia anche meglio qui perché, diciamo, anche questo è un luogo importante e significativo per tutti gli immigrati, un po' la casa con le porte aperte a tutti gli immigrati, questa via delle Vincenziane che ha il centro di accoglienza, ecco, di Santa Luisa Maria Marianc, di cui no, adesso c'è la festa della Madonna Miracolosa, il 27 di novembre, vero? Martedì, tra l'altro dovrei fare un'altra parentesi. Io ho avuto la grazia 2 anni fa di stare in quella strada lì di via Labore. No, Maria del Lubacchi. Lubacchi. Dove c'è appunto la chiesa con i corpi dei due santi, di San Vincenzo de Paoli e di Santa Luisa de Marianc. Ecco, e dove c'è la metà, dove la Madonna è apparsa a Santa Luisa consegnandogli la medaglia miracolosa, quella che penso che sia la medaglia più diffusa, la medaglia mariana più diffusa in tutto il mondo, tra l'altro, che porto anch'io sempre qui nel portafoglio, perché la Madonna ha promesso che chi porterà con sé questa medaglia miracolosa, ecco, avrà la salvezza, eccola qui. Ce n'avevo una anche più grande, ecco, e di solito le tengo e poi le regalo sempre, ecco, così è una devozione mariana, una santa devozione mariana, ecco, che ci aiuta a ricordare che affidandoci alla Madonna siamo nelle mani sicure e lei ci porta dal suo figlio Gesù. Ecco, va bene, quindi questo è un luogo, questo qui, dedicato, ecco, un luogo, una casa aperta, ecco, quindi vediamo volentieri, ma anche perché qui magari credo che sia anche più facile arrivare qui con le macchine, qui c'è anche tanto strumento, un po' l'animatrice insieme ad altri del gruppo dei musicali. Poi grazie a Dio è anche più caldo. Così la possibilità di trovarci dopo una saletta qui dove usualmente si mangia, dove c'è la messa, quindi tutti questi motivi, ecco, se le suore, ecco, se un paio di anni ha detto di sì, è possibile trovarci ogni ultimo domenica del mese, e alle 4. Poi, ecco, però adesso mi sono dimenticato, va bene, ecco, allora ci troviamo qui oggi e ci troviamo qui anche per ricordare, primo, la festa di Cristo Re. Ecco, è una festa importante, noi cristiani ricordiamo che il Padre Dio ha mandato a noi il suo Figlio per, come dice Gesù, perché, dice Gesù, il Padre mi ha mandato perché io non perda nessuno di quelli che Egli mi ha dato. Tutto il Padre ha dato il Figlio, tutto appartiene al Figlio. Ecco, e in quel tu eterno del Padre che è il Figlio ci siamo tutti noi, ma poiché noi abbiamo conosciuto anche l'esperienza della separazione da Dio e non viviamo più in Cristo, ecco, il Padre ha mandato di nuovo il suo Figlio per recuperarci tutti e nel
perché nel Figlio possiamo ritornare al Padre, possiamo ritornare al Padre. Ecco, diceva l'Apostolo Paolo, ecco, è necessario che tutto venga ricapitolato in Cristo, riportato in Cristo e in Cristo al Padre. Guardate, non è il Re che viene con potenza, con un colpo di bacchetta magica, come si chiama la parolina, Merlova. Come? Francesca, vedi, Gesù potrebbe venire qui e dire: state buoni tutti, adesso io con la bacchetta magica vi faccio diventare tutti buoni e vi porto tutti quanti al Padre, no? Allora, come? È venuto qui, dice, con le maniere cattive. Ecco! C'ho il fucile, c'ho tutti i miei angeli con il fucile, tutti i miei eserciti. Se non ritornate a me, vi faccio fuori tutti. No, neanche così. Come ci ha portati al Padre Gesù? Non come un re che vince con, diciamo, con la magia, con un colpo di bacchetta magica, trattandoci da burattini, oppure che ci vince, ci conquista con la forza, come usano i re di questo mondo, vedete che come sono stravolti tutti i paesi del mondo, anche del Medio Oriente, dell'Africa, ecco, dell'Africa, cioè, c'è stato di nuovo in Congo, non so, poi anche in Egitto, insomma, Nigeria, ecco, come in Nigeria, sono paesi sconvolti dalle guerre, ecco, tra le parti, che poi sono anche guerre un po' di religione, anche nel Medio Oriente, tra sciiti e sunniti, no? E poi chi ne fa le spese sono anche i cristiani. Ma perché non ci si riconosce, non si vuole riconoscere l'altro, non si può dare il diritto a esistere, questo è il problema grosso. Ecco. Va bene, quindi Gesù non usa la forza per conquistarci a te. Che modo, in quale maniera lui ci conquista a sé? Facendo lo sconfitto in croce. Ecco, quando sono rialzato da terra, avevo profetizzato a Gesù, io vi conquisterò tutti quanti a me. Nel momento in cui lui è il fallito, il morto, il finito, è il momento in cui lui è il colui che vince, il vittorioso, e colui che conquista tutti i nostri cuori. Va bene, ecco, ci affidiamo a te, Gesù, nostro Signore. Sentiamo che senza di te, Gesù, noi non possiamo vivere. Non c'è nessun altro Signore che possa avere un briciolo del nostro amore. Ecco, tutto dobbiamo a te, e in te, Gesù, vogliamo essere anche dei buoni cittadini. Vogliamo vivere con responsabilità i nostri impegni nel mondo. Vogliamo poi con te, Gesù, far sì che tu, Gesù, sia il Signore delle nostre famiglie. Vogliamo con te, Gesù, che questo mondo diventi un mondo di giustizia, di amore, di pace, come ricorderemo anche tra poco nel prefazio, prima della preghiera eucaristica. Ecco, il tuo regno, Gesù, è un regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. Ecco tutto, ecco, se riconoscessimo, ecco, per questo noi dobbiamo essere come cristiani e anche missionari, perché se riconosciamo Gesù come Signore, sentiamo poi di portarlo agli altri, e chi accoglie Gesù come Signore entra nella sua giustizia, nella sua pace. Ecco, va bene, questo per primo. I cristiani devono essere i primi testimoni, ecco, proprio dell'amore di Gesù,
della sua giustizia, della verità che ci libera. Ecco, chiediamo tutto questo. I cristiani hanno un grande ruolo in questa società. Ecco, noi non vogliamo i primi posti, vogliamo innanzitutto il servizio, perché Gesù è colui che serve, non è venuto per essere servito ma per servire, e noi suoi discepoli dobbiamo fare altrettanto. La via del servizio è la via che porta a cieli nuovi e terra nuova. Secondo, siamo qui anche per ricordare allora i nostri cari. Signore, noi vogliamo pregare, ecco, proprio perché siano, ecco, nella Gerusalemme celeste, siano nel regno che non tramonta mai. Li affidiamo a te, Gesù, perché tu sei la risurrezione della vita, e abbi con te nella tua risurrezione, nella tua gloria, ecco, nella comunione con tutti i santi. Ora recitiamo tra poco, facciamo un minuto di silenzio e poi recitiamo tra poco. Preghiamo insieme, diciamo: Gesù Signore, ascoltaci. Gesù Signore, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, perché unite in Cristo, mite re di pace. Prima la voce del Vangelo, la giustizia nuova che egli ha promulgato dalla croce. Preghiamo. Gesù Signore, ascoltaci. Per il pastore del popolo di Dio, vescovi, presbiteri, diaconi, perché siamo imitatori di colui che è venuto non per essere servito, ma per tutto servire. Preghiamo. Gesù Signore, ascoltaci. Per la società in cui viviamo, perché riconosca in ogni essere umano la presenza del Figlio di Dio, che un giorno verrà a giudicare il mondo, preghiamo. Gesù Signore, ascoltaci. Per tutti i fratelli che portano come noi nella loro anima il segno della contraddizione del peccato, perché non si stanno a fidarsi alla legalità di Cristo esistente, ma liberamente, preghiamo. Gesù Signore, ascoltaci. Ecco, adesso facciamo con il territorio il gesto di portare un cielo acceso, lo cerchiamo tutti, c'è la possibilità di scriverci anche il nome dei nostri cari defunti che verranno adesso ricordati uno a uno. Io aggiungerei anche il padre Cappuccino, padre Corrado, che è morto in Tanzania, è morto proprio durante una visita missionaria in Tanzania, che ha fatto tanto per le missioni cappuccine della Tanzania. E allora ti affidiamo a te, Signore Gesù, tutti quanti i nostri cari. Oh,
Oh, buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos que ya están en el purgatorio. Oh, Jesús, que amaste a los tuyos con gran predilección, escucha la súplica que te hacemos por intercesión de la Santísima Virgen y por tu misericordia, conceda a aquellos que tú has llevado de nuestro hogar el gozar del eterno descanso en el seno de tu infinito amor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno y que nos ilumine tu luz perpetua, que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te. Diventi per noi bevanda di salvezza. Cuore, Signore, che sei venuto il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché portando all'altare l'offerta della vita, essa sia gradita a Dio, Padre onnipotente. Accetto, Padre, questo sacrificio di riconciliazione e per i meriti del Cristo.